grandissimamente, siamo tutti e tutte con lui. Oggi, questa sera, Bergamo si riprende le strade, ancora più importante, perché il TAV attraverserà dalla Valle di Susa, vorrebbero attraversarsi anche la nostra provincia. E la devastazione ambientale dopo la Brebemi, parallela alla Brebemi, toccherà anche i nostri territori, i campi, le nostre case, i comuni del nostro territorio. La Val di Susa in ogni città e così anche a Bergamo, che avrai modo nei prossimi anni di sperimentare l'aggressività nei confronti del territorio di queste multinazionali del cemento e del malaffare. Eni vuole costruire il TAV a Bergamo. Eni avrà battaglia, come in Val di Susa la notava in controbattaglia ogni giorno. Una Val di Susa in ogni città. Conosciamo cosa significa devastazione ambientale. Abbiamo conosciuto con la Brebemi, con la Vittoria Belli, che appena la Brebemi la scoperta con i presidenti classici, lo quale ha già fatto Valtauro, una delle società che costruirà il TAV a Bergamo. Per questo motivo, con il Val di Susa, anche a Bergamo dobbiamo opporci contro il TAV. E anche a Bergamo saremo in campo, saremo là per bloccare i cantieri, saremo là per impedire che il TAV passi, perché non deve passare da Lione, non deve passare la Val di Susa, ma non deve passare nemmeno nelle nostre terre, nella provincia di Bergamo. È necessario fermare il TAV. Basta nocività, basta speculazioni sulle nostre spalle, basta speculazioni sulle nostre vite, fermiamo le grandi opere della distruzione, fermiamo in maglia maglia di queste società che combinate con la politica, come San Paolo Ivi, i suoi interessi sono prebeni e gli interessi sul TAV si mangiano il nostro territorio per costruire grandi profitti. È l'altro volto della crisi. Oggi le forze dell'ordine pensano che isolando il centro e lasciandoci attraversare un centro deserto forse nasconderanno le nostre idee, le nostre opinioni, ma non sanno che abbiamo appena cominciato e che la Val di Susa vive in ogni città d'Italia. Si dirigerà verso la prefettura di Bergamo per portare la nostra solidarietà in TAV, ma non soltanto, perché la sede della prefettura è anche la sede della provincia di Bergamo e il presidente della provincia di Bergamo, Pirovano, è stato uno dei più grandi sostenitori del progetto Premiere, della ricerca di organizzare un coordinamento di tutti i comuni pro TAV a Bergamo. Pirovano, il TAV non passerà da Bergamo e ci incontrerai certamente la nostra resistenza. I leghisti, altro che padroni a casa nostra, predoni a casa nostra, se pensano di divorarsi il nostro territorio, allora hanno incontrato la resistenza del popolo notav, come in Val di Susa, anche in questa città. Di tutte le controllate della regione, che pensano di avvallare tutte le grandi opere per fare mangiare i loro amici, come hanno fatto con la Locatelli. Ecco che cosa significa il sostegno della Lega nei confronti delle grandi ditte che costruiscono le opere, come con la Locatelli.